Carissimi stresiani, un videomessaggio di fine anno per augurare a tutti voi un sereno e felice 2012, che veramente il nuovo anno possa essere migliore di quello che si sta chiudendo per voi, per i vostri familiari, per tutti i vostri cari. Dicevo, si chiude un anno sicuramente difficile, difficile come voi tutti ben sapete a livello nazionale, ma difficile anche per le amministrazioni locali a causa, come sapete, della situazione economico-finanziaria in generale del Paese. Un anno comunque che presenta delle luci, non solo delle ombre per la nostra città. Una stagione che si chiude, tutto sommato, è stata una stagione positiva, sotto certi punti di vista, sotto il profilo soprattutto dei numeri anche delle presenze, anche un anno brillante, quindi quasi in controtendenza rispetto alla situazione economica, sociale, nazionale. Quindi questo è un dato da cui partire, perché è un dato positivo che ci fa appunto ben sperare, guardare un po' più con serenità e fiducia al futuro. Un anno nel quale abbiamo lavorato tanto, pur come sapete nelle mille difficoltà che ci sono oggi, proprio per poter effettuare delle opere importanti nel 2012. Doveva essere già questo l'anno del 2011 della ripartenza di alcune opere importanti, questo purtroppo non si è potuto verificare, sia per difficoltà burocratiche, sia per difficoltà anche economico e tecniche. Mi riferisco anche ad opere che voi tutti conoscete, di cui conoscete anzi le vicende, tra cui per esempio il porto turistico. Sarà il 2012, penso, proprio l'anno in cui finalmente ripartiremo con quest'opera. Ho detto alla stampa nei giorni scorsi che proprio in queste sotto Natale è stato alla città consegnato da parte dell'impresa Guerrini, che si è aggiudicata i lavori di esecuzione dell'opera, il progetto esecutivo, progetto che presenta comunque anche un aumento di costi dell'opera stessa dovuto a tanti fattori. Ebbene, comunque un lotto che porto, qui dicevo, che partirà con il 2012. La procedura prevede che il progetto stesso venga validato entro 90 giorni, dopodiché si potrà appunto partire con i lavori. Non mi sbilancio più in date, lo dico sempre per motivi anche un po', scusate forse anche un po' il termine scaramantico, per motivi scaramantici, però devo dire che la tarda primavera, all'inizio dell'estate sarà sicuramente il periodo di ripartenza di quest'opera che attendiamo, come dicevo, sicuramente da tantissimi decenni, su cui si sono succedute addirittura tre amministrazioni comunali stesse. Un'altra opera importante sarà completata nel 2012, la piscina. Abbiamo avuto un intoppo a causa purtroppo del fatto che l'impresa esecutrice dei lavori versa in stato di insolvenza, e quindi questo ci sta creando dei problemi nella ripartenza dei lavori. Pensiamo comunque di riappaltare con l'inizio del nuovo anno, e quindi pensiamo che comunque per la stagione estiva, o perlomeno per la tarda stagione estiva, possa essere comunque pronta. Il 2012 sarà anche l'anno decisivo, perché con il mese di gennaio finalmente insieme alla provincia decideremo la nuova collocazione della scuola alberghiera. Ne ho parlato qualche tempo fa, ho accennato al fatto che la provincia intende cambiare la originaria collocazione della scuola nella zona dei Campetti in via Selvalunga. Si era parlato anche del campo sportivo. Vi devo subito dire, a scanso di equivoci, che la città di Stresa, pur apprezzando lo sforzo comunque della provincia, ritiene che non sia il posto migliore quello del campo sportivo, perché questo comporterebbe una ricollocazione del campo in altro sito, ma soprattutto comporterebbe uno spreco di risorse nell'eliminare uno stadio esistente per creare un altro. Quindi questa ipotesi, questa è una novità che vi racconto in anteprima, è scartata. Stiamo lavorando per un altro sito insieme alla provincia. Penso che con mese di gennaio potremmo avere le idee molto più chiare, e soprattutto anche quest'opera attesa, forse addirittura da questa di ancora di più, da 40-50 anni, potrà appunto pian piano vedere la luce. Anzi, ricordo come la provincia ha stipulato un accordo di programma con la regione per cui i lavori debbono partire necessariamente entro la fine del 2012, pena la perdita del contributo regionale di 3 milioni di euro. Un anno quindi sarà sicuramente che si apre, un anno di grandi lavori, un anno in cui maturano in realtà molte opere che da anni che abbiamo un po' in itinere, in cantiere, sulle quali
sulle quali stiamo lavorando. Sarà l'anno anche nel quale, insomma, metteremo un occhio di riguardo alla casa di riposo, perché sarà l'anno, ve lo dico un po' in anteprima, in cui finalmente partiranno questi lavori di riammodernamento della struttura stessa, importante dal nostro punto di vista per gli anziani, per tutti coloro che hanno quelle necessità che una civiltà moderna deve saper dare a una popolazione che, sappiamo bene, invecchia sempre di più. Dicevo quindi che si chiude quindi pertanto questo anno, nel quale tra l'altro abbiamo anche cominciato un iter di uno strumento importante, che è la variante strutturale del piano regolatore, uno strumento importante perché detta un po' lo scenario futuro, lo sviluppo della città per i prossimi anni. È un iter, sicuramente l'ho detto in più volte, complesso, complicato, ma è stato importante partire perché abbiamo messo un po' le carte sul tavolo, le abbiamo versate per rappresentare, per un confrontarci anche su come si pensa di programmare la città nei prossimi anni, nel futuro. È importante, l'ho detto sempre, in un periodo di difficoltà economica, rilanciare nello sviluppo, guardare avanti, non rimanere immobili. Un messaggio questo importante, un messaggio che voglio trasmettere a tutti voi, con l'augurio di una sicuramente serenità per il 2012 a voi e tutti i vostri cari. Grazie.